cambiata un paio di mesi fa. Il nuovo sindaco ha deciso di autodenunciarsi. Mi sono autodenunciata perché sono diventata sindaco di questa città 60 giorni fa. È evidente che questo scarico è uno scarico che non va bene, che non è a norma, e ritengo che negare questa evidenza non sia produttivo, perché questa è una complessità che noi dobbiamo avere il coraggio e la responsabilità di gestire. Tutta questa parte di costa adesso non è balneabile, ma il progetto di farne un oasi naturale potrebbe trasformarla in un paradiso. Qualche chilometro più avanti, una spiaggia simile, una volta recuperata, si è trasformata in un'importante risorsa economica che occupa un centinaio di persone. Manifestazione questo pomeriggio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, contro l'installazione di potenti radar per la comunicazione satellitare nella base americana di Niscemi, appunto. Alcuni attivisti del movimento sono saliti sulle antenne già installate poco fa. Qualche momento di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Vediamo Paolo Piras. State la coscienza! Non usate il manganello! Non dovete essere animali! Alla fine si arriva agli scontri, era una manifestazione corretta ma pacifica fino a pochi secondi prima. Dopo il corteo ci si avvicina al cancello e cominciano le cariche. Sono saliti sulle antenne della base americana stamattina e da lì ancora non si muovono. La protesta contro i MUOS a Niscemi è cominciata oggi con questa occupazione pacifica e pericolosa della selva di tralicci che si innalzano dal luogo dove viene costruito il radar militare americano, considerato dai manifestanti un pericolo per la salute di tutto il territorio. È legittimo, è doveroso, è nostro diritto entrare dentro quella base e quindi ora noi crediamo che sia arrivato il momento di fare un altro passo in più. Si sfila in pieno pomeriggio d'agosto, in quella che prima era riserva naturale, ora è terra di antenne. Agosto è mese a rischio, chi presidia la zona teme un'accelerata dei lavori, un colpo di mano, ora che è stato ritirato il veto della regione Sicilia che bloccava la costruzione del radar. È successo due settimane fa, a seguito dei risultati delle analisi dell'Istituto Superiore della Sanità. La perizia dell'istituto in sostanza direbbe che le emissioni rispettano i limiti delle norme nazionali, ma i non-MUOS gridano al tradimento, ricordano che la perizia dell'istituto non ha fini di autorizzazione, portano altre perizie tecniche commissionate dal comune di Niscemi che come ultima risorsa si arrampicano. In sostanza le domande dei non-MUOS sono: perché una struttura militare americana deve stare in territorio nazionale e come si può controllare con quella che sostanzialmente rivelava terra straniera che i limiti delle emissioni elettromagnetiche siano rispettati? Col passare dei mesi la protesta contro i MUOS si è gemellata con quella NOTAV, si è estesa fuori dai confini siciliani, oggi c'erano ragazzi da tutta Italia e l'occupazione delle antenne sembra essere l'inizio di una nuova fase della lotta.